5 strategie naturali anti-stitichezza. Ciao amici, sapevate che la stitichezza è un disturbo che colpisce circa 10 milioni di italiani? Così tanti? Io non lo sapevo. Purtroppo è un disturbo molto frequente. Talvolta si tende a trascurare questa situazione che andrebbe invece affrontata. Nella mia tesi di naturopatia, ormai 25 anni fa, ho spiegato che l'intestino è il centro della salute di tutto il corpo e la stitichezza non è solo un fastidio, ma una situazione rischiosa che apre le porte a disturbi ben più gravi. Per questo è fondamentale fare prevenzione e mantenere l'intestino sbloccato. Vediamo allora insieme le cause, lo stile di vita da adottare e 5 rimedi naturali per questo fastidioso disturbo. Se vi piace l'idea, mettete un like e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Se poi volete seguire un programma personalizzato sulla vostra situazione, potete prenotare un consulto professionale con me. Lo facciamo online, così rispondo in tutta Italia. Cause della stitichezza. Le cause principali della stitichezza risultano legate allo stile di vita e sono mancanza di attività fisica regolare, scarsa idratazione, ritardare l'impulso ad andare in bagno, scarso consumo di fibre, alto consumo di carne, latte o formaggi e zuccheri, utilizzo frequente di farmaci, ansia, stress, depressione, squilibri ormonali o metabolici, gravidanza, disturbi intestinali. I rimedi naturali contro la stipsi servono a ripristinare la regolarità intestinale. È necessario in ogni caso partire da alcune buone abitudini, non rimandare il bisogno di andare in bagno ed evitare di sforzarsi per evacuare. Usare un panchetto di rialzo sul quale appoggiare i piedi durante le sedute in bagno. 3. Stile di vita anti-stitichezza. Praticare attività fisica e mangiare alcuni cibi amici della regolarità e ricchi di fibre, come le prugne. Bere almeno 2 litri d'acqua ogni giorno, utilizzare integratori probiotici e cibi prebiotici, moderare il consumo di caffè e di latticini, o meglio evitarli. Simona, scusa, a me il caffè sblocca l'intestino subito, ma forse quello è un attacco di colite, non un vero sblocco. 4. Alimentazione per stitichezza. I cibi più ricchi di fibre sono frutta, verdura fresca, legumi, cereali integrali e semi di lino. 5. Rimedi naturali per stitichezza. Vediamo ora 5 rimedi naturali contro la stitichezza. 1. Lasciare in ammollo dei semi di lino in un bicchiere d'acqua alla sera. La mattina bere il composto gelatinoso, senza semi, che favorisce l'evacuazione. 2. Bere acqua tiepida e limone di prima mattina, a stomaco vuoto dopo il risveglio, per stimolare la pulizia dell'intestino. 3. Assumere rimedi naturali che aiutano la regolarità, come lo psyllio. 4. Utilizzare alcuni rimedi erboristici anti-stitichezza, come malva, frangula e liquirizia. 5. Bere tisane amare dopo pasto, soprattutto alla sera dopo cena, come la tisana di rabarbaro. Bene amici, oggi abbiamo visto come combattere la stitichezza naturalmente. In descrizione trovate il link al mio ebook Pancia piatta per combattere il gonfiore e sbloccare il colon. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con le migliori 5 strategie naturali anti-stitichezza che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.